Oggi solo, Giovanni non c'è. Ehi, ok, vai, sì, prova, c'è quanto pio, vedi se funziona. 1, 2, 3, 4, 5, welcome to the vibe. Ok, vai. Senti che fruscio, senti che freschezza. Compagno mi, amaretta a me non c'è sta scampa. Tu dicevo quando non tenevi crampa. Quando tanche vide mi schiattava rinte i shank. Quando non in forma ti rendeva stanca e franca. Ti riceva a ritire da cava gagna. Rappo in italiano solo in casa arriva il tipo stanco. Che piange a esigenza di tornare nel suo banco. A fare bunk da bank nel bunker col suo branco. Io fumo centos light, welcome in my night. Condensa sul bicchiere come gin e sprite. Come Michael Knight e Kit, pigli sindrome nervosa, accusi il tic. Poi si ci mette plastic, vira tutto plastic. Nel caso non ti piace, prima suga e poi malic. Fai fatica, non ti spingere, oltre il limite del fingere. Finto no more, si sbanga, momo, cubi o shikun. Savage vacante, pinte birre, prima cacante. Chiar, cango, popac, va vacante. My night, in my night. Oggi fatto pure un porta a porta. Non me ne morto. Con fama io che non me lo porto. Pigli cash corta, buona short. In my night, in my night. Spingi troppo e cade storto. Backpack, sto vascella. Tu porto, in the car, porto, porto. Lupi mannari mi chiamano, i drughi mi amano. Ho cupi presagi tra cani randaggi, strani viaggi che mi famano. A mano che mi sento più anziano, sprofondo in questo divano, mi chiamano Titano. La notte è la dimensione ideale, la condizione cerebrale per tirare fuori la mia composizione lessicale. Muori d'invidia, nemidia, si annida il peggio della società. Vaneggio con le novità, veleggio in libertà grazie al mio intuito. Sono depositario della cultura di questo clan, come un druido da Rotterdam a Gotham. Finishing down, video mind al sound per i posteri. Non regge un round, neanche nei pronostici ormai. Supposto che vai, incontro il tuo destino. Chiama P.O.R.A. e Savesci qui, conosci il team. Siamo quelli che ti sfondano l'impianto. Quindi dacci un gin, non ti si può guardare nei tuoi film. In my night, non c'è fatto pure un porta a porta. Non me ne importa, un coppa maglia che non me lo porta. Pigli cash corta, buona short. In my night, in my night. Spingi troppo e cade storto. Backpack, sto vascella. Tu porta, in the car, porta, porta. Buon pomeriggio o buonasera a dir si voglia in questa nuova puntata, questa ulteriore puntata settimanale con Stadio Rione, il programma battipagliese che parla del calcio battipagliese. Sì, è quella del calcio battipagliese, la battipagliese in primis, e del calcio dilettantistico che si muove nel panorama battipagliese. Sì, devi sostituire le telecamere, ecco, esatto. Qui stasera con noi abbiamo il presidente Francesco Morra del Real Battipaglia, che in questo momento è, come si dice, confinato in casa, in quarantena per via del Covid. Buonasera presidente, ciao Francesco. Buonasera a tutti. Allora, buonasera, ieri volevo farti prima una domanda su come stai vivendo un po' questa quarantena, e penso sia doverosa. Lontano dalla squadra, dagli allenamenti, dalle partite. È brutto che stare lontano dai ragazzi è sempre brutto. Poi la vivi doppiamente perché io creo un rapporto con tutti, quindi voglio dire, ho un rapporto con tutti i ragazzi. Però non vederli e non stare con loro durante la partita è raro per me. Però siamo costretti, che dobbiamo fare? Ci atteniamo alle disposizioni.
E purtroppo bisogna fare, come si dice, di necessità virtù. Virtù. Poi, però tu hai visto la partita, ovviamente hai visto le registrazioni, hai visto tutta la partita. Ti volevo chiedere, visto che è stata una partita ostica quella di ieri, specialmente nel primo tempo, quasi fine a fine primo tempo, non si riusciva a trovare la via del gol. Quanto è importante, secondo te, avere un tiratore in questi punti? Innanzitutto, quando erano importanti i tre punti? I tre punti erano fondamentali ieri. La corsa per i playoff. Ieri erano doverosi, ma come sono doverosi ogni partita, non ogni partita dobbiamo giocarla per vincere, non fare calcoli matematici, primi, secondi, terzi, quindi questo verrà alla fine. Ora dobbiamo solo pensare a raccogliere il massimo per ogni partita. Questo è quello che dobbiamo puntare a fare. Ieri, ripeto, è stata una partita difficile, una partita nella quale non voleva entrare la palla. E in queste partite quanto è importante avere un giocatore, un tiratore, in questo caso Capone, ma in generale quanto è importante avere un tiratore in queste partite? Importante per me non è mai il singolo, è importante il gruppo, perché la partita puoi avere il tiratore, ma se non hai un gruppo unito, una squadra di ragazzi che vogliono tutti la stessa cosa, non raggiungi l'obiettivo. È un mio modo di vedere il calcio, romantico, non lo so. Però penso che se vinci le partite non è mai grazie al singolo e se perdi le partite non è mai per colpa del singolo. Sicuramente è sempre, diciamo, un gioco di squadra, è sempre un merito, sì, di squadra, però avere un tiratore, magari in una partita ci sono 3-4 occasioni dal limite, qualche tiro da fermo, sì, ovviamente, comunque ti può risolvere, ti può sbloccare queste partite, certo, un po' macchinose, come si dice, un po' spinose. Certo, è utile, specialmente giocando noi sul Pastena, che è un campo impegnativo già, cioè un onore per la terza categoria giocare su un campo del genere. Ci vuole un campo prestigioso, più. Sicuramente, sì, anche per le dimensioni, perché è molto molto grande. Vogliamo dare un'occhiata alle immagini della partita, così ci rendiamo conto un po' di come è andata la partita. Capone, 11 gol ha fatto quest'anno, almeno fino a questo punto, e mi sembra sia capocannoniere con un giocatore di un'altra squadra, mi sembra, appare con il giocatore del Buonabitacolo, che abbiano 15 gol entrambi. No, 11, vabbè, 11 gol entrambi. Comunque è un po' un fattore quest'anno, è un po' da presidente ti chiedo, è un po' il fiore all'occhiello della rosa. Armando, sì. Armando è un ragazzo che sta con noi ormai è il terzo anno, anche se poverino ancora non è riuscito a concludere il primo campionato con noi causa Covid, perché è stato il primo anno con noi proprio nel primo lockdown. L'anno scorso è rimasto con noi ma non siamo partiti. Quest'anno a causa purtroppo, e lo dico veramente, abbassa il volume dei video per favore, altrimenti copre la voce del presidente, okay, abbassa il volume dei video, ecco, grazie, scusami. Posso? Sì, certo. Con grande rammarico con l'infortunio di Antonio Garofalo, diciamo che è lui la parte, diciamo, poi, della squadra. Io poi te l'avrei voluto chiedere più tardi. Poi com'è la storia della vostra società? Non è una società nata da tantissimo tempo. Ci puoi spiegare un po' com'è nato questo progetto, questa? Sì. Nel 2018, dopo una bruttissima, io giocavo in una squadra locale insieme a miei due amici fraterni che sono Mario Fortunato e Vincenzo Acciano. Ti salutiamo. E ci trovammo a fare questa esperienza in questa squadra orribile, dove si viveva tutto ciò che il calcio dilettantistico della zona non dovrebbe vivere. E quindi decidemmo di provare a fare noi una società, sulle critiche di molte persone, dove ci hanno più volte detto che non eravamo in grado, il nostro modo di pensare non è vincente, tutto quello che si vuole. Però siamo al quarto anno, pare con... Perché veniva il vostro modo di pensare non era vincente secondo... Perché lo
dico proprio senza problema, lo dico a tutti, quindi non, noi mettiamo forse all'ultimo posto il risultato sportivo. Puntiamo all'aggregazione, puntiamo a fare in modo che ragazzi dove in altre realtà non avrebbero neanche l'opportunità, e lo posso dire tranquillamente, di poter firmare, con noi trovano l'opportunità di divertirsi, di giocare, di stare in un gruppo. A me piace più il fattore umano che il fattore sportivo, cioè cerchiamo di trovare ragazzi giovani che scendano con noi in campo con l'idea di divertirsi e non di fare guerre la domenica o per fun, non perché gli altri le fanno, attenzione. Però abbiamo una filosofia tutta nostra interna, dove noi abbiamo proprio un regolamento dove se non vieni ad allenarti non vieni convocato, puoi essere il più forte della squadra. Piglio Armando come esempio, perché lui sa che quanto lo voglio bene. Se Armando non si allena non viene convocato, se qualsiasi ragazzo della rosa che poi dovrebbe, tra l'altro dovrebbe essere la normalità, tu sai che diciamo in altri casi non è io perciò in genere non è la così era quella. Io dopo quella esperienza non ti sento. Mi senti? Sì, adesso sì. Ah, dicevo, in genere non dovrebbe essere così sempre. E ni, perché capita quasi sempre che una volta che inizi ad assaggiare, che sei lì su e c'hai il ragazzo che ti fa la differenza, che inizia a tentennare, però lo metti in campo per esigenza sportiva, inizi a perdere magari i pezzi per strada di ragazzi che ci tengono veramente e vengono messi da parte. Da noi abbiamo il problema opposto. Noi abbiamo fortunatamente, e il nostro, penso che sia la nostra politica, non lo so, ma avere la squadra di terza categoria e vedere 22 ragazzi il mercoledì a 3 gradi ad allenarsi è una cosa, penso, per pochi. E lo fanno con lo stesso spirito che lo facciamo noi della società, che poi siamo coinvolti pure noi in campo adesso, purtroppo lo devo dirlo, tra virgolette. Tu però giochi in porta ancora, se non mi sbaglio, avevi tolto, sì, avevi appeso i guantoni, sì, però poi sei dovuto ridiscendere in campo. Sì, nonostante l'età e qualche chilo di troppo, abbiamo avuto difficoltà con infortuni vari dei portieri e mi sono ritrovato pure io a essere chiamato in causa per il bene della squadra. Però diciamo riusciamo a essere ben distinti sulla cosa, quindi noi cerchiamo di viaggiare su quest'onda. Prima di tutto bene il rispetto per il compagno, abbiamo una serie di regole nostre interne che cerchiamo di mantenere, una coerenza che cerchiamo di mantenere. Poi pensando, lavorando bene con i giovani, non è detto che tu fai un anno una squadra, devi distruggere il campionato, per poi arrivare l'anno dopo a non sapere se la fai la squadra, se verrà iscritta o no. Ci vorranno 3 anni, 4 anni, noi non abbiamo fretta. Abbiamo una media della rosa che è bassissima. Abbiamo avanti a noi, se vogliamo, quei ragazzi che abbiamo almeno 8-9 anni tranquilli da poter affrontare nei campionati. Quindi voglio dire, piano piano... Anche se si spera che i ragazzi giovani vadano a fare magari dei campionati più leggermente no, più importanti. No, andiamo da vetrina. Noi, il famoso Armando che mi ha nominato, il capocannoniere, purtroppo lui 3 anni fa non aveva spazio nella squadra in cui era, e se ne venne da noi, e da noi è riuscito a trovare un... ma pure Massimiliano Giordano... Dove giocava Marco, prima lo possiamo dire? Dove giocava Abbiamo... prima lo possiamo dire? Dimmi. No, dico, dove giocava prima lo possiamo dire? A Bellizzi in prima categoria o in seconda categoria, non ricordo la categoria adesso. Il Capone è un 98, Sì, è 98 ormai. Mister ha dei margini di crescita importanti ormai. Sì, infatti. Poi tra l'altro ieri vorrei svelare un mistero, perché poi tra l'altro mistero non è, perché poi ho visto sulla vostra pagina Facebook l'autore del gol. Ieri nel commento il secondo gol praticamente è stato attribuito a Truono. A Truono, esatto. Questo errore poi è andato a ricadere anche sui poveri ragazzi di Castelvernieri, che poi nella loro pagina hanno messo tra i marcatori Jefferson, Truono, Capone. È colpa di Giovanni, questa è tutta colpa di Giovanni. Mi ha chiamato e mi ha cazziato, perché anche se non me ne occupo io dei social, ma cazziato, presidente, io ho fatto la doppietta. Ha fatto sì, ma non ti preoccupare.
No, no, perché ci tengo, va bene, non ti sì, preoccupare. sono belle soddisfazioni comunque. Assolutamente, assolutamente. Ve l'ho detto, noi la parte quella che facciamo siamo atipici perché forse il risultato sportivo veramente viene come ultima cosa che guardiamo. E non è E da tutti, credo, questo sì, no? non Perché è da voglio tutti, questo vantarmi, mi non fa penso onore. sia una cosa da tutti. Mister Spinelli, ieri l'ho visto carichissimo, cioè si sbracciava, gridava, urlava, correva a recuperare il pallone, è andato ad esultare con i ragazzi. Come sta vivendo questo momento del campionato un po' particolare? Perché poi dopo vedremo anche la classifica, c'è un po' Sì. di bagarre nelle posizioni per i playoff. Il mister è tanta roba, Paolo è il Real in una persona, Paolo, perché uno che mette grinta, voglia, passione, determinazione, abnegazione, fa di tutto. Paolo non ha mai mancato un allenamento. E quando anche lui ha avuto la difficoltà come me del Covid, non so, è riuscito a negativi negativizzarsi in meno di 6-7 giorni lui, cioè l'ha mandato via il virus perché doveva venire sul campo. È innamorato dei ragazzi, è una persona che Si vede che è un merita. passionale, E si poi vede. penso, e non lo dico perché sta in squadra con noi, ma credo che sia tra i più competenti, almeno su Battipaglia, no? È un ragazzo che sta crescendo tanto anche su questo punto di vista. Sia come calciatore la storia è nota a tutti. Come allenatore penso che se ne sentirà parlare. Sicuramente perché è molto molto competente, poi è stato anche che è molto disponibile, anche è stato anche qui con noi nello studio Sì. qualche mese fa, penso sì, 5-6 puntate fa. Vogliamo dare un'occhiata ai risultati e alla classifica, così ci rendiamo anche un po' conto come sta la situazione. Ok. Siamo dall'undicesima giornata del girone B. Sì, di seconda categoria, di terza categoria Salernitana. Castiglione Sporting Picendia 1-3, Arechi Calcio Piccolo Stadio Red Lions 3-0, Real Battipaglia Castelvernieri 3-0, Alchimia Calcio Pro Salerno 2-2, riposa Lacerno Calcio. Vediamo la classifica. La classifica vede in testa l'Arechi Calcio a 24 punti, forte della vittoria contro Lacerno, se Sì. non mi Pro sbaglio, l'ultima Pro Salerno? Salerno. Sì, contro il Pro Salerno, esatto, contro l'ex prima classificata, che comunque ha una partita in meno. Arechi Calcio 24, Pro Salerno 22, Piccolo Stadio Red Lion 19, Acerno Calcio 18, Sporting Club Picentia 17, Real Battipaglia 16. Poi più distaccate Alchimia Calcio 5, Castiglione 4 e Castelvernieri 3. Presidente, allora questa classifica che impressione le fa? Per le partite a venire, specialmente in vista dei due scontri diretti che ci aspettano, che aspettano le tigri Sì. battipagliesi. Diciamo in queste tre partite vediamo chi siamo, vediamo effettivamente a cosa puntare. È un campionato, penso, apertissimo, penso sia uno dei gironi un po' più difficili delle terze categorie questo. E Molto, molto equilibrato. già trovarci a lottare per i playoff, penso. Perché è veramente un girone complicato, non è detto, ancora non si è capito chi è la capolista, chi potrà primeggiare, chi sarà l'antagonista. I giochi sono aperti, questo mese sarà decisivo. La classifica mi conforta perché essere lì a lottarsela è tanta roba, secondo me. Nonostante il periodo che viviamo. Più complicata la trasferta col piccolo stadio o la partita in casa con il Pro Salerno? Sono partite, sono tutte complicate e sono tutte difficili. Sta in noi, ai ragazzi, a saperle interpretare nel modo giusto. E devono pensare non alla classifica, non ai punti, ma bisogna pensare partita per partita. Ora c'è il piccolo stadio Red Lion, si lavora per quella partita questa settimana, si farà in modo di andare a giocare lì per vincere, senza guardare numeri, classifiche e quant'altro.
come finisce la partita si pensa subito dopo al Pro Salerno. E poi ci sarà il tempo eventualmente se vogliamo festeggiare, vogliamo, ma adesso ci vuole concentrazione massima e massima dedizione da parte di tutti, da me in avanti all'ultimo arrivato, quindi dobbiamo essere bravi noi a gestire partita per partita. Presidente, io volevo chiedere, ti volevo chiedere, mi hai concesso di darti del tu, io ogni tanto poi faccio con sti lei, voi, tu, mi metto a fare. Faccio un sacco di gaff. Ti volevo chiedere, per quanto riguarda Antonio Garofalo, so che ha subito un brutto infortunio, la lesione del crociato, come sta procedendo il suo recupero? Antonio, oddio, in questi giorni ci siamo sentiti un poco meno a causa pure mia delle condizioni. Lo sento spesso, l'ho sentito durante le operazioni, sono riuscito a vederlo una sola volta, purtroppo mi è dispiaciuto non essere stato un po' più presente, però è un ragazzo determinato, lui è uno che il campo lo mangia e così come lo fa sul campo lo sta facendo adesso per il recupero, si sta impegnando tantissimo, ha sofferto tantissimo la parte dell'intervento. Determinato, vuole ritornare il prima possibile. Addirittura c'era una speranza, sperando che il campionato magari con un po' di sosta in più gli avremmo potuto dare la soddisfazione di fargli fare qualche minuto magari nel finale del campionato, ma i tempi ci dicono pure, noi abbiamo la fortuna di avere collaboratori che gli danno una mano da questo punto di vista e sono soddisfatto perché lo vedo molto determinato, quindi penso che l'anno prossimo sarà di nuovo con noi a lottare. Quando si è fatto, cioè quando si è infortunato? Lui si è infortunato poco prima del campionato. Nella preparazione. Si è operato a gennaio, però ha fatto un lavoro di preparazione prima di fare l'intervento, cioè è stato col campo pure con noi, aveva l'allenatore in seconda che gli faceva fare un programma a parte per fargli gestire il quadricipite, per non fare in modo che lo mantenesse, poi ha subito l'operazione, ora sta facendo tutto il percorso di fisioterapia per il recupero, ma ci vorranno ancora qualche mese per qualche settimana per vederlo camminare, qualche mese per vederlo di nuovo calciare. Ovviamente è un infortunio al quale comunque ci vogliono i tempi giusti, ci vuole comunque la dovuta cautela, perché è un infortunio delicato. Assolutamente. Per quanto riguarda invece la situazione Covid, visto che sei coinvolto in prima persona in questo momento, però io sapevo che c'erano altri contagiati che però si sono negativizzati con il tempo, ad esempio Acciano, Pagano, Budetti, sono tutti negativi adesso, giusto? Sì. Quindi questo influisce perché non ti fa preparare bene agli allenamenti, ti crea difficoltà pure nella gestione per cercare di tutelare i ragazzi, che io ci tengo tanto, anche se ora parecchi di loro, sa, se qualcuno mi sta guardando, sa a chi mi riferisco, mi scrive ogni volta, io tamponi non me ne faccio più, però io ci tengo perché devo tutelare tutti in qualità di presidente, io, Vincenzo e Mar, che i presenti siamo tre, non sono solo io, ci teniamo tantissimo alla loro salute, quindi non dobbiamo fare in modo che a causa del calcio debbano avere problemi di salute, non esiste proprio. Ovviamente c'è bisogno di tutta la cautela di questo, in questo periodo così difficoltoso, comunque ci siamo abituati a usare tutte queste cautele che magari prima potevano sembrare superflue. Presidente, io direi di passare all'argomento successivo. Noi siamo, finché non arriva la chiamata, tu hai detto che potevi, quindi anche ancora in tempo, penso che ancora non ok il praticamente adesso passiamo alla Batti Pagliese, che sabato ha disputato una partita in casa contro lo Stella Cioffi, partita molto simile a quella che abbiamo visto ieri mattina del Real Batti Paglia, in cui praticamente lo Stella Cioffi si difendeva bene dagli attacchi della Batti Pagliese. Per tutto il primo tempo c'è stato questo, anzi fino al 68esimo se non sbaglio, il minuto del primo gol, sembrava una partita stregata, il pallone non voleva assolutamente entrare.
Sì, poi alla fine è entrata. Secondo me è un'altra partita, comunque è stata una vittoria di cuore contro un avversario che non era diciamo superiore ovviamente alla Battipagliese, quindi era un avversario abbastanza abbordabile, che però sembra avercela messa tutta per mettere, come si dice, i bastoni tra le ruote alla Battipagliese. Sono partite stimolanti queste, quindi sì. Poi praticamente secondo te come mai tutti vogliono lasciare il segno quando giocano con la Battipagliese? Tutti difendono con, come, se, come diciamo dalle nostre parti, con sangalucci. Vabbè, là è quando giochi contro già quel nome, già che tu senti il nome, ancora non vedi la squadra, già ti viene voglia di... Perché tu poi, se vinci, sei quello che ha battuto la Battipagliese, quindi voglio dire, vieni ricordato, vieni, qualunque sia la categoria, non credo che c'entri in questo frangente. Per questo credo che chi ha un organico, pure magari tecnicamente inferiore, ma ci mette tanta voglia, dal 20%, il 30% in più, per fare in modo di vincerla la partita, perché sarebbe per loro fonte di orgoglio: ho battuto la Battipagliese. Sì, comunque la squadra più blasonata, diciamo, del girone, sicuramente. In settimana mister Lerro ha parlato di nervosismo a fine gara, ha parlato del diciamo di un primo tempo con un po' di nervosismo che poi è andato piano piano scemando. Secondo te a cosa può essere dovuto questo nervosismo? Il nervosismo nella gara probabilmente al fatto che non arriva per il gol è una cosa che ti può portare a sbagliare qualcosa a livello nervoso, che se non poi inizi ad andare in ansia, se non sblocchi la partita, inizi a vedere i mostri, come si dice, allora ti crea delle difficoltà mentali e vai in ansia. Poi una volta sbloccata la partita, loro sanno bene che hanno tutte le potenzialità per sbloccarla, ribaltarla eventualmente, ma voglio dire, non credo sia proprio in discussione l'organico come la Battipagliese che possa avere difficoltà ad guardare la partita o a ribaltarla. Questo non c'è dubbio. Può essere che magari si sentano un po' obbligati a vincere, in quanto ovviamente sono la Battipagliese, a queste categorie deve vincere per forza. Certo. Almeno sarebbe quella la sensazione, magari. Può essere che questo nervosismo derivi da questo, anche perché l'Atletico fino a questa giornata in cui ha pareggiato ieri, se non sbaglio, sì, ieri pomeriggio a Polla, comunque stava tenendo dei ritmi altissimi. Ma sono due squadre che sono impressionanti per il numero di vittorie, proprio per i numeri che fanno, soprattutto per i ragazzi che hanno, cioè sono due realtà che c'entrano poco con la seconda categoria. L'ho detto sempre, l'ho detto anche ai diretti interessati, e hanno entrambe la pressione addosso della vittoria del campionato. Quindi queste sono cose che devi avere anche gli uomini giusti per gestire la parte nervosa, non solo la parte atletica e tecnica. Quindi gestire uno spogliatoio del genere non è cosa è facile. tanta roba, è tanta roba, è tanta roba. Nel corso della partita ci sono state svariate perdite di tempo, specialmente a fine primo tempo prima del gol. Secondo te, a livello di regolamento, parlo in generale, questo è, diciamo, in questo caso parliamo di questa partita che ci dà lo spunto, però in generale, a livello di regolamento, come si potrebbe risolvere il problema che spesso succede delle perdite di tempo, di quelle squadre che magari vogliono guadagnare il pareggio, oppure vogliono Certo. mantenere il risultato, e ci sono tante perdite di tempo, ne abbiamo visti a tutti i livelli, non solo in seconda categoria o in terza categoria, ma anche nelle manifestazioni internazionali che possono essere Champions League, un mondiale o l'Europeo. Quante volte abbiamo visto episodi del genere in cui, che ne so, buttavano la palla lontano, oppure fingevano dei malori in campo e quant'altro, giusto per perdere tempo. C'è una soluzione, a livello di regolamento per questo problema?
non ti saprei rispondere perché sono cose che fanno parte del calcio queste. Non... Quello che puoi evitare sicuramente è fare in modo che l'arbitro sia un poco, diciamo, un po' più attento su certe situazioni, quando le palle vengono allontanate, quando vengono fatte cose con malizia, quando per battere un fondo magari il portiere ci mette un minuto, e lì dovrebbe, non penso c'è bisogno di un regolamento chissà quale complicato, lì ci vuole un arbitro che faccia capire che non è disposto a fare questo gioco. Prende il cartellino e inizia a far capire che bisogna velocizzare il gioco. È una questione più di arbitri che di regolamento, secondo me. L'atteggiamento dell'arbitro probabilmente sì, potrebbe, diciamo, disincentivare questi comportamenti. Tempo fa mi ricordo che si è parlato si parlò, però non era nemmeno messa in cantiere come regola, come cosa di passare ad un cronometro che conti soltanto il gioco effettivo. Secondo te potrebbe essere una soluzione efficace? Vabbè, lo fanno già le TV, le emittenti lo fanno già, fanno vedere molte volte il gioco effettivo dai minuti di gioco. Sì, no, ma È una quello cosa che... è puramente indicativo. Io intendevo proprio l'arbitro, doveva praticamente conteggiare 20 minuti, Ah, ok, dovevano essere per conteggiati soltanto i minuti di gioco effettivo. E poi quando il dire. pallone esce fuori, un po' come il basket, diciamo così, quando esce palla fuori, si ferma il cronometro e non va avanti. Non lo so se sia una soluzione... Io non la vedo una problematica di gioco effettivo, la vedo più una problematica dell'avversario che ovviamente era una tecnica di tutti, lo abbiamo fatto tutti quando eravamo in vantaggio di cercare di perdere tempo. Anzi, io ti dico la Sì, verità, se deve avessimo avuto essere. questa cosa noi domenica scorsa, magari la partita non finiva 2-2, ma l'avremmo vinta proprio per mancanza di... Perché abbiamo quella foga di giocare e non di cercare di calmarsi o buttare una palla fuori o quant'altro. Quindi la viviamo proprio noi pure in prima persona. Probabilmente è così, sì. Parlando di sempre quando riguarda la partita, nella partita di sabato ci sono stati due cambi, Cesaro e Cerrato, che hanno un po' alzato il baricentro della squadra e dato un po' più geometrie. Quanto è importante azzeccare i cambi nel corso della partita, secondo te? I mister, quello, diciamo, un mister bravo là si vede, no? Quando legge la partita, quando vede dove c'è bisogno di magari di spingere o di difendere, o ha bisogno, non so, di un centrocampista un poco più offensivo. E lì è il mister che deve capire dove mettere mano, in che ruolo per poter vincere la partita. I cambi sono quelli, non è che servono ad altro. Sicuramente, penso debba essere arrivato Rosario. Sì, ecco, buonasera. Come avevamo anticipato nel nostro post, sì, a te fai solo attenzione un attimo come avevamo anticipato nel nostro post, doveva essere nostro ospite in trasmissione anche il direttore di Battipaglia 1929, Rosario Galdi. Eccoci. Il microfono funziona? Stiamo un attimo il microfono. Eccoci, buonasera Rosario. Sì, esatto. In questo momento siamo siamo ripresi da quella telecamera. Come stavo dicendo, appunto, avevo anticipato nel post in cui annunciavo la live di Stadio Rione. È qui con noi anche il direttore della testata giornalistica online, Rosario Galdi, la testata giornalistica online Battipaglia Sì, Raffaele, 1929. ti devo correggere. Quando un giornalista il termine Galdi Ah, che sarebbe tuo fratello? sarebbe mio Scusami, fratello. No, 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 per scusami. carità, nessuna scusa, giusto per una questione di correttezza, prendo meriti che non ho. Ovviamente, ovviamente, come è Ho giusto che sia. partecipato Parla vicino al microfono. alla creazione di Battipaglia 1929. Ormai 6 anni che stiamo lavorando non bene, benissimo. Vittorio, facci complimenti. Facciamo dei numeri importanti.
di prossimità. E noi del Rione vi rinnoviamo i complimenti, perché comunque, siamo d'accordo sul fatto che state comunque effettuando un bel lavoro. Eravamo con il presidente Francesco Murra, stavamo parlando un po' di Battipagliese. Che saluto, presidente, molto piacere, buonasera. Buonasera, piacere mio. Ah, non vi conoscevate? No, pensavo... non ci... No. Pensavo vi conosceste. Stavamo parlando un po' di Battipagliese, avevo fatto un paio di domande per quanto riguarda anche la partita di sabato, che tu hai ripreso con le tue videocamere. Ricordiamolo, dal quale praticamente la pagina Battipaglia 1929 è la pagina che trasmette la diretta della Battipagliese. Sì, noi facciamo un duplice lavoro. Facciamo una prima parte dove trasmettiamo in diretta la partita, però siccome ci sono questi problemi di noi eccessivamente nell'eccessivo, e poi riproponiamo di nuovo tutta la gara HD e 20 del formato C per Facebook e YouTube, dove le immagini sono più chiare, sicure, il dettaglio, diciamo gli highlights, per cui abbiamo un pochettino di gol salienti della partita. Battipagliese, la grande gioia. La vittoria o la, diciamo un po' la rinascita, gioia, la rinascita, di questa squadra, la rinascita del calcio a Battipaglia, tra le polemiche della seconda della categoria, diciamo. Per me non è così. Per me vedere il calcio nuovamente in qualsiasi categoria è importante, importantissimo per il territorio. Grazie al presidente che abbiamo dall'altro lato, grazie al presidente Lerdo, grazie a tutti i presidenti, grazie a tutti coloro che acquiscono in prima persona nello sport battipagliese. Abbiamo tante società, non facciamo la Serie A, non facciamo la Serie B, ne faremo una ragione, vuol dire che prossimamente la faremo prossimamente, no? Ci prepariamo per... Ci sono dietro tanti sacrifici. Forse il presidente faccio un po' pure da collega, ti appoggio un poco. Certo. Quindi, diciamo, la prima domanda che vorrei fare al presidente: forse nelle categorie maggiori esiste anche un profitto. In queste categorie probabilmente è la passione che traina il tutto, e si sa che le passioni costano. Il primo sacrificio penso che lo faccia proprio la proprietà della società, presidente. È giusto? Assolutamente, certamente. Sono tante spese e i tifosi dovrebbero capire innanzitutto questo. Giusto, presidente? Sì, chiedo scusa, sì, c'è un po' di ritardo. È andato, sì, l'audio va e viene, però è giustissimo. In queste categorie lo fai solo ed esclusivamente per passione, non esesiste un altro modo. Non c'è un secondo fine che quello che di poter far magari il colpaccio della vendita di un giocatore e di, no, e di... cerchiamo di tenerceli, perché ci affezioniamo ai ragazzi e vogliamo che restano con noi, quindi voglio dire, non è, infatti, non è quello, è, che non è assolutamente quello il principio. Il principio penso è quello che noi siamo 5-6 società, se non sbaglio, su Battipaglia, in queste categorie, e permettere a 100-120 ragazzi di non stare buttati per strada, ma avere una cosa da fare 3 volte a settimana, penso che sia tanta cosa, perché qualche ragazzo lo riesce ad aiutare a stare lontano da certe situazioni solo grazie al calcio, se no non avresti modo di attirarlo in un'altra realtà. E lo facciamo solo per passione, solo perché ci piace, per romanticismo. Onore a voi, onore a voi, onore ai tanti sacrifici che fate. Tornando alla Battipagliese, io avevo fatto qualche domanda anche al presidente Murra. Volevo chiedere anche, tu sei stato presente alla partita, ovviamente. Secondo te i cambi di Cesare e Cerrato
e hanno aumentato, praticamente hanno alzato il baricentro, hanno dato geometria alla squadra, sono stati cambi azzeccati. Io penso che la svolta sia avuta proprio la partita, forse l'hanno vinta negli spogliatoi tra il primo e il secondo, tempo. Forse mister Lerro gli ha dato quell'input, perché il primo tempo non abbiamo visto la Battipagliese che solitamente si vede, era un po' addormentata, lo Stella faceva il suo gioco, un po' di nervosismo, comunque non si riusciva a sbloccare. E nel secondo tempo è tornato in campo una Battipagliese diversa, la Battipagliese che conosciamo tutti. Poi i due cambi azzeccatissimi, e il risultato ce ne dà ampia dimostrazione. A proposito del primo tempo, a fine gara mister Lerro ha detto che nel primo tempo probabilmente c'era un po' di nervosismo, ma a cosa era dovuto secondo te? Io penso che il nervosismo era dovuto al fatto che comunque il calcio Stella si era comunque messo dietro a difendere la porta in modo abbastanza forte. Il gol non arrivava, la pressione di fare risultato, perché quella maglia impone di fare risultato, e ci sono una serie di elementi che comunque incidono nel corso della gara. Dopo la carica negli spogliatoi, i due cambi, Cesaro che è un giocatore di categoria sicuramente superiore, ci danno un po' l'esperienza del gruppo, probabilmente l'esperienza del gruppo, poi è arrivato il gol e poi si è sbloccata e sono arrivati pure gli altri due gol. Volevo dire solo una cosa: in tutte e tre i gol c'è lo Zampino di Ciotti. Bomber Ciotti, che io penso che sia uno dei tanti che è cresciuto in modo esponenziale dalla prima partita di campionato, che ha rimesso in forma, specialmente grinta a livello atletico. Sì. Grande Bomber, tanto. Che saluto se è in ascolto. Ci segue sempre, ci segue spesso, sì, anche quando non può guardarci in diretta, poi si va a rivedere il VOD che rimane. Senza nulla togliere agli altri due Bomber, che sono Gianluca Falcone e Vittozzi, che salutiamo. Un tandem d'attacco di tutto rispetto. Penso che in pochi si possono permettere il trio delle meraviglie. io li definii una volta sotto un loro posto, non mi ricordo se era di Raffaele, di Gianluca, sotto un loro posto li definii la chiave, il martello e il grimaldello. Perfetto, mai esempio fu più azzeccato. Abbiamo parlato prima anche con ho chiesto anche a mister, al presidente Murra, quando riguardava le perdite di tempo. Ci sono state alcune perdite di tempo nel corso della partita della Battipagliese, un po' col pallone, un po' con le proteste, comunque si andava a cincischiare, forse i maligni dicono anche di proposito. Secondo te, per questo problema, anche a livello di regolamento, quale sarebbe una soluzione attuabile? Penso che troppe regole facciano male. La perdita di tempo fa parte del gioco del calcio. Oggi fa bene a me, domani fa bene a te, nella stessa partita addirittura. Se tu vedi il primo tempo, gli avversari sfruttavano la perdita di tempo, nel secondo tempo era la Battipagliese che addormentava un poco, abbassava il tutto. i ritmi, abbassava i ritmi, il pallone usciva fuori, qualche giocatore di esperienza restava un po' più a terra, fa parte del gioco, non si può avere sempre a favore questi eventi. Una volta ce l'hai a favore, una volta ce l'hai a sfavore. Presidente, lei che cosa ne pensa? Penso che sia anche il bello del calcio. Quello fa parte del gioco, l'ho detto prima. Fa parte del gioco. Fare in modo solo che l'arbitro se ne accorga in tempo per evitare troppe canzoni stonate. Se poi si esagera, che poi diventa anche frustrante quando tu magari cerchi di giocare il più possibile, di fare più azioni possibile per recuperare o ribaltare una partita, e poi si perde tempo, poi succede che diventa frustrante anche per chi magari ha bisogno si esagera, va male anche per lo spettatore che vuole vedere un po' di gioco. Quindi, ovviamente, al di là del risultato, si vuole vedere pure un po' di partita. E devo dire che sabato un secondo tempo ci ha contento.
Tu che ne pensi invece? Che secondo me è stata una bella partita, l'abbiamo detto anche prima, una bella partita dal secondo tempo in poi, perché la prima partita è stata un po' noiosa, diciamo così. La prima parte, Stella Cioffi, un tiro pericoloso dello Stella, sì, infatti, poi non ci sono state azioni tanto nitide, a parte qualche calcio d'angolo, punizione. Non si riusciva la partita, è stata una partita, tra virgolette, brutta, questa è la verità. Poi loro hanno difeso, come ho detto prima anche col presidente Morro, un po' con Sangaluecci. Ma com'è che quando giocano con la Battipagliese, l'ho già chiesto anche al presidente, volevo sapere anche la tua opinione, com'è che quando giocano con la Battipagliese giocano tutti per la partita della vita, diciamo così? Io non so se loro hanno giocato la partita della vita, sicuramente un primo tempo si sono opposti a quella che è la Battipagliese in modo forte. E, in generale ti posso dire che la sfida con... anche contro il nome, cioè contro il blasone, vincere con la Battipagliese, anche se non è la Battipagliese della Serie C1 che tutti conosciamo, reclamiamo, reclamiamo, però comunque tu vinci contro la Battipagliese e giochi contro la Battipagliese, ma soprattutto giochi contro un gruppo di tutto rispetto per la categoria, quindi vincere contro quel gruppo è una bella soddisfazione, penso che sia una bella soddisfazione, portare il punto a casa è una bella soddisfazione. Anche l'altra squadra che ho visto, nettamente diversa dall'andata, ha giocato molto meglio, ha preso pure meno gol, non ha segnato come l'andata, però è stato qualche innesto, se non mi sbaglio. Sì, parlavo ieri con Capitan D'Aloia, Battipagliese, che saluto. Ex della Battipagliese. Iniziato questo campionato con la Battipagliese. E com'è? Poi ha trovato spazio nei Granata. Ha trovato spazio nei Granata. Nei Granata dello Stella Cioffi. Facciamo pure. Aveva iniziato questo campionato con il gruppo della Battipagliese. Sì. Tra l'altro, Angelo è un tifosissimo della Battipagliese. Della Zebra, sì. Tifosissimo della. Storico, nonostante l'età, è giovane. Sì, è più o meno un nostro coetaneo, sì, qualche anno in più. Noi ormai abusiamo pure del fatto di dire giovani, anche noi entriamo in una fase in cui più tanto giovani non siamo più. Ce ne sono molti più giovani sul campo. Sul campo, esatto, sì. A vedere la Battipagliese. Forse bisognerebbe ritornare, io non so se tu ricordi, una volta... Si andava nelle scuole, si invitavano gli alunni, i gruppi a venire a seguire quella che è la squadra della città. Forse si dovrebbe ritornare a fare questo tipo di attività. Si potrebbe fare sia per il calcio, sia per la pallavolo. Abbiamo la Battipagliese Volley che è in B2, sia per basket, ce l'abbiamo lo sport a Battipaglia e dovremmo coinvolgere un po' più di senso di appartenenza. Esatto, questo è quello che ripetiamo da molto tempo qui a Rione, in ogni nostra puntata, diciamo che a Battipaglia forse si è perso un po' quel senso di appartenenza che si aveva come quando eravamo ragazzi. Si è addormentato, diciamo che bisognerebbe... Sì, bisognerebbe... Risvegliarlo un po'. Sì, suscitarlo, bisognerebbe un po' stimolarlo. Abbiamo altre quattro squadre che giocano... comunque sui nostri campi e nella nostra città livelli, con sì. i nostri giocatori, i nostri concittadini, con i nostri giovani, quindi un supporto non sarebbe male. Guardiamo anche allo sport a 360 gradi, non guardiamo soltanto a quello che è il colore della maglietta. Nel nostro caso siamo anche tifosi, però può capitare una volta la domenica il derby. Poi dopo tutti negli altri giorni ci sono le altre squadre cittadine che vanno sostenute come va sostenuto la Battipagliese, perché loro in ogni categoria una promossa, sì. Sì.
Motivo di orgoglio, un motivo di soddisfazione per i battipagliesi, sì. Bisogna guardare giorno dopo giorno, passo dopo passo, gli obiettivi raggiungibili in tempi brevi e organizzare ovviamente obiettivi raggiungibili in tempi meno brevi. Ecco qua. Oggi si punta alla promozione in prima categoria. Fra qualche anno punteremo alla Serie B e fra qualche anno ancora la lotteremo per la Champions League. Va bene. vogliamo dare uno sguardo ai risultati e alla classifica del girone H di seconda categoria campana? Così diamo anche un'occhiata giustamente ai risultati dell'ultima giornata e della classifica, capiamo un po' di cosa stiamo parlando. Allora, la 16ª giornata apre con la Battipagliese, Stella Cioffi 3-0, Real Santa Cecilia Sassano 0-3, Sporting Club Palomonte Prosala 1-1. Poi domenica 13 febbraio, Soccer Friends Caggiano Calcio 3-2, Sicignano Virtus Battipaglia 3-1, US Pollese Atletico Battipaglia 1-1. In virtù di questo andiamo a dare uno sguardo anche alla classifica. La Battipagliese sale a più 4, 39 punti, sull'Atletico Battipaglia 35, poi segue zone alte Quadrivio a meno 8, a pari merito con il Sicignano, e questo meno 8 è importante per... Manca un punto per... Esatto, no, abbiamo un punto in più. Zone alte Quadrivio e Sicignane, tutte e due a 27 punti. Poi segue il Sassano 26, Soccer Friends 22, Pollese e Stella Cioffi appaiate a 17, e Prosala e Sporting Club appaiate a 13. Segue il Real Santa Cecilia a 12, Virtus Battipaglia a 8. Chiude la classifica a Caggiano Calcio con un punto di penalizzazione a 6 punti. Una classifica molto molto felice per la Battipagliese. Raggiunge finalmente, diciamo, questo vantaggio. Facciamo un attimo, sì, entriamo nel dettaglio. Diciamo che l'Atletico ha una giornata in meno. Sì, appunto, stavo dicendo raggiunge quel vantaggio che non è raggiungibile dall'Atletico nemmeno recuperando quella partita, perché è a più 4. Laddove vincesse la partita l'Atletico, la partita che recupererà col Caggiano, mi sembra, o Sassano. Volevo solo dirti un'altra cosa, è un'indiscrezione, ma magari non dovrei dirlo, perché dovrei prima verificare se la fonte è attendibile, è corretta, però probabilmente potrebbe esserci un ricorso dell'Atletico per l'ultima gara, perché ci potrebbe essere una bomba in diretta, praticamente. Queste sono le voci di corridoio. Naturalmente io oggi non posso dire quello che mi hanno riferito, perché non ho verificato il tutto, però diciamo che potrebbe esserci un ricorso da parte dell'Atletico, per quanto mi hanno raccontato sarebbe pure lecito farlo, e probabilmente si ristabilisce di nuovo quel gap che c'era prima, e quindi mancherebbe ancora una partita, potrebbe andare. Cosa riguarderebbe l'episodio incriminante che farebbe sì che l'Atletico dovesse richiedere un ricorso? Vabbè, se volevo dirlo l'avrei detto io direttamente, caro Raffaele, non ti fai una domanda a cui, vabbè, non ci arresta nessuno sicuramente. Diciamo oramai, che i pettegolezzi, possiamo dire i pettegolezzi, ci perdonerà soltanto e facciamo un po' di brutto giornalismo. E parliamo di, non dovremmo parlare di Pettegolezzi, perché diciamo le notizie, quindi non la diciamo. Potrebbe esserci un ricorso da parte dell'Atletico. Sì, voci di corridoio magari che... siamo in diretta, se c'è qualcuno dell'Atletico che ci sta ascoltando,
A proposito, ci sono anche dei commenti, se non mi sbaglio, Cristian. Se io possiamo... non ci vedo, se non ci stanno mandando a quel paese, noi li salutiamo tutti. Altrimenti ricambiamo tre volte. Giuseppe Policastro che dice un presidente, c'è solo un presidente. Salutiamo l'amico Giuseppe che ci siamo visti ieri mattina al campo. Antonio che comunicava che il microfono non funzionava. Va bene, grazie Antonio. E Antonio. E poi? Ah, c'è Policastro che ripete la canzone del presidente. Ecco qua. Quindi, ma voci di corridoio allora dicono che? Dicono che probabilmente potrebbe esserci un ricorso per via di un illecito sportivo, molto genericamente. La Fed, un madumanna, io non do dici, facciamo mattina. E vabbè, lo sapremo allora a breve sulle pagine breve, di... Ma no, appunto di dicevo prima, no, aspetta, penso che quando lo saprò io lo sapranno tutti, perché se eventualmente ci sarà il ricorso, lo sapremo tutti, tutte le testate giornalistiche. Ovviamente. Naturalmente, se c'è qualcuno dell'Atletico che ci sta ascoltando, che salutiamo, grande squadra, un grande campionato. Sta facendo un grandissimo campionato. Peccato che sia l'antagonista della Battivaglia. Loro anche malgrado, se, poi. Anche se io penso che a fine campionato potrebbero anche non essere antagonisti, sperando. Sì, penso che a fine campionato festeggeremo tutte e due al Pastena la promozione. Proprio l'ultima giornata sarà proprio un giorno di festa per Battivaglia con la promozione di due bellissimi gruppi, di due gruppi squadre. In seconda categoria e qualche altro gruppo anche in terza, ci auguriamo. Certo, gli auguri al presidente che se non erro è prima in classifica. Sono sesti in questo sesti momento, in questo sono sesti momento. In classifica. Allora esatto. Erro, ho fatto una brutta figura. No, sono in piena lotta playoff, Ok, il quinto posto va a fare i playoff. Per loro c'è sempre la stessa regola che è la terza... Sì, però non è il loro caso perché ci sono sei squadre tutte in 4-5 punti. Sì. Okay. Vogliamo far vedere la classifica anche a Rosario, la classifica del girone B di terza categoria. È complicata a noi, giustamente. Sì, è molto molto equilibrato, ci sono tante squadre, ecco. Il Real Battipaglia lo vediamo a 16 punti e praticamente ci sono quattro squadre in 3 punti che lottano per i playoff. Dietro alla coppia che domina questo girone sono a 24 e 22 punti. Ci sono Arechi Calcio e Pro Salerno però con una partita in meno come la Cerno Calcio. Eppure sono campi. Sì, sono tutti campi difficili, sono categorie dove nessuno si fa passare la musca sotto un asino. Sono categorie sotto questo punto di vista abbastanza forti. Forse scendi, trovi difficoltà. Penso che sì, il fattore campo, presidente, si sente il fattore campo quando andate in trasferta. No. Come no? Penso sì, sia... trovi la squadra del paesino dove puoi trovare anche diciamo un po' di ostilità. C'è qualche episodio che ricordi, che ci vuoi raccontare, di qualche trasferta magari... L'episodio simpatico o meno simpatico? No, noi fortunatamente con il Real abbiamo buoni rapporti con tutti, fortunatamente. Sono 4 anni, mai è successo un episodio sgradevole, mai avuto problemi di questo tipo. Più. No, stavamo ascoltando. In silenzio, stavamo ascoltando. Okay. Non abbiamo fortuna. Quando giocavo qualcosa è capitato, diciamo che qualcuno entrasse nel campo, oppure pure una ventina di persone, capito? A Sicignà, con l'amico Enzacciano, che ci trovavamo in una situazione un po' particolare. Però un po' particolare. È raro. Meglio così, meglio.
Meglio Anche così. perché siamo tipi pacifici, io non ho, la cosa che odio è litigare con le persone, quindi cerco sempre di evitare perché non è una cosa che faccio volentieri. È controproducente, diciamo così. Scusate, io ti volevo fare le ultime due domande sulla Battipagliese, dopodiché passiamo alla terza categoria, il girone C con lo Stella Cioffi, dove avremo un in collegamento a Mister Cirillo, che praticamente ci racconterà La un po' la Stella partita. Calcio Com'è? con la squadra Calcio Stella. Calcio Stella, non è Stella Cioffi, hai fatto lo stesso Ah, mi errore sono lì. lapsus di Ci però siamo, l'abbiamo sono stato invertito. io a trasferirti nel A raccontaggiarti. contagiarmi. In virtù di questo pareggio, praticamente come stavo dicendo prima, adesso la Battipagliese si è messa a più 4. È una distanza un po' di sicurezza per quanto riguarda il proseguo del campionato, perché ovviamente anche vincendo il recupero l'Atletico si mette a meno 1 e sono comunque primi a tutti gli effetti adesso. Secondo te possono rilassarsi un po' rispetto a prima? C'è un po' meno pressione? Assolutamente no. Cioè, non, pure perché questo vantaggio lo vedo un poco come il risparmio apparente. Sembra che tu ti sia allontanato dalla seconda, ma effettivamente non ti sei allontanato ancora definitivamente. Tra l'altro, l'Atletico fa lo stesso percorso che sta facendo la Battipagliese. Ricordiamo che la Battipagliese non ha perso neanche una gara, tranne quella famosa Incriminata, a giustamente. tavolino. Quindi noi dobbiamo fare un plauso a questo gruppo, dobbiamo toglierci il cappello, nonostante sia primo o secondo, al di là di come finirà questo campionato. Ad oggi questo gruppo merita un applauso. Sono Perché ha d'accordo. giocato tutte le partite, le ha giocate in modo impeccabile, ha giocato su tutti i campi, mettendoci grinta, volontà e dando soddisfazione sia a chi ha guardato la gara da casa, sia a chi l'ha guardata sul campo, e dando onore a quei colori che indossano, che è un peso forte Anche perché sono indossare quei. tutti battipagliesi, diciamo che è un onore, è anche un onere, anche per È loro, un perché onore, comunque è uno si sentono stimolo. in dovere di dover dare comunque non il 100%, ma il 110%, perché è la squadra della propria città, per la quale molti di loro comunque hanno fatto il tifo fino a poco fa sugli spalti. Io seguo tutte le partite e ho visto che questi ragazzi danno il cuore, danno l'anima, danno il cuore. E hanno riacceso anche in chi come me era da un po' che non andava a vedere la zebra, la voglia di andare di nuovo al campo. E invitiamo tutti a venire al campo e a E tifare. speriamo che questa voglia che si sia riaccesa nei cuori magari di chi non andava a vederla da parecchio tempo contagi anche le altre persone, ovviamente, che accenda anche nei cuori degli altri quella stessa fiamma, quello stesso ardore che brucia in queste persone che adesso stanno andando a vedere la partita, così da creare sempre più aggregazione in Battipaglia, che comunque ultimamente. Come molti abbiamo già detto, si lascia molto a desiderare su questo aspetto. Ci sono pochi motivi di aggregazione, ci sono pochi eventi di aggregazione in generale, a parte quello che già molto faticosamente e con tanti sacrifici fanno comunque i ragazzi con Gianluca, con il Beach, con il Carnevale e quant'altro, sempre tenendo testa a tutti questi problemi che il Covid comunque ci sta causando. Tutti questi impedimenti e tutte queste limitazioni alle quali dobbiamo far fronte in qualsiasi contesto. Poi, tra l'altro, come abbiamo avuto modo di capire nel calcio, come nello spettacolo, anche nella vita di tutti i giorni per andare a fare la spesa e quant'altro. Assolutissimamente. Gli eventi sono importanti per il territorio, importanti perché permettono di far conoscere il territorio, permettono dare quegli attimi di svago alla città.
e quindi c'è bisogno di eventi, però c'è bisogno di persone che si propongano di aggregazione in generale. Iniziamo sì. ad andare allo stadio, creiamo aggregazione, poi in base a quell'aggregazione, sull'onda di quell'aggregazione si possono creare tanti altri eventi, però bisogna far vedere che Battipaglia è presente. Bisogna far vedere che Battipaglia c'è a questi eventi, che c'è iniziando dalla partita della nostra città. Sto sbagliando? Assolutissimamente. Lo sport, l'abbiamo detto prima, l'abbiamo detto con l'utente, abbiamo diverse società, abbiamo i giovani. Prima si andava al campo, non siamo vecchissimi, però io ricordo quando io ero, diciamo, più giovane, c'erano persone che andavano a vedere le giovanili. Abbiamo le giovanili, abbiamo la scuola calcio spes, abbiamo... Con la quale noi portiamo avanti un format da settimane, il Rione Inside Spes, dove praticamente approfondiamo il calcio giovanile, innanzitutto della spes. Conosciamo gli istruttori, vediamo un po' come si muovono, come procede ovviamente anche il calcio giovanile a Battipaglia. Abbiamo parlato anche di sport in generale, però purtroppo ovviamente non essendo una testata non possiamo seguire 300 cose, ovviamente seguiamo quello che riusciamo a seguire per il momento. E tra le tante cose che seguiamo ci sono anche le tante squadre di calcio di Battipaglia, come può essere il Real Battipaglia, come può essere il Calcio Stella, oppure la Virtus, che affronterà appunto nella prossima partita di campionato, affronterà la Battipagliese. Secondo, come la vedi questa partita, questo derby tra virgolette del Pastena di settimana prossima? Una partita abbordabile per la Battipagliese? Penso che la Battipagliese sono tutte gare difficili. Pallone è rotondo. Può succedere di tutto. Naturalmente quello che ci auguriamo è che possa fare risultato anche domenica a danno di un'altra squadra cittadina, però in questo momento l'obiettivo è quello della promozione, è stata sempre quello. Quindi purtroppo, anche se c'è l'appartenenza allo stesso territorio, i palli in prima persona come se fosse un giocatore, ma anche perché alla Virtus non gli servono i tre punti. Alla Virtus non servono i tre punti, comunque andrà per giocare e per divertirsi e per fare punti, però attualmente la classifica e le gare ci dicono che la Battipagliese è sicuramente la favorita, è sicuramente... Poi se la mettiamo anche a schermo la classifica della seconda categoria, così... Esatto. È sicuramente un gruppo più forte. Inutile tirarci intorno, con false modestie, ovviamente. No, gruppo... assolutissimamente, ma non senza nulla togliere agli altri. Hanno fatto un bel gruppo. E c'è l'Atletico, che ha altrettanto un bel gruppo, ovviamente. Marco Amoroso, saluto Marco Amoroso, che è stato ospite saluto il mio amico Teodoro, che ho visto ieri al campo prima di partire per la trasferta. Sì, ci sono tante squadre comunque interessanti, anche l'Atletico comunque una bella squadra, come disse ad esempio Marco quando è stato qui ospite e abbiamo parlato proprio del derby con la Battipagliese. Disse: loro non si aspettavano di finire nel girone con la Battipagliese, ci si sono trovati comunque loro malgrado, perché anche loro sono di Battipaglia e tifosi della Battipagliese. E ovviamente loro comunque avevano fatto, della società aveva costruito una squadra che avrebbe dovuto comunque vincere il campionato. Poi ci siamo trovati così anche con la Battipagliese, entrambe con lo stesso fardello ovviamente da dover portare. Dobbiamo cercare di mantenere quella distanza dalla terza. Penso che oggi matematicamente non ci siamo, perché la 8 punti, se non mi sbaglio, 9 al nono punto. Al nono punto 8 più 1 praticamente, 9 punti. 9 punti e non si fanno i playoff. E io penso che ci stiamo, perché se
Atletico già recupera la partita e vince già. Ma poi mi sembra che in zone alte Quadrivio debba venire a Battipaglia a giocare proprio con l'Atletico, che diciamo sarebbe da identificare proprio in quella partita, secondo me, l'occasione in cui potrebbe aumentare, potrebbe, questo distacco. Uno degli scenari che si possono paventare è proprio questo qua, che tutte e due le squadre possano festeggiare la promozione. Invece, presidente, voi domenica giocate, sabato, domenica, e contro chi giocate? Io sono arrivato adesso, quindi abbiamo il piccolo radio Red Lion da Cava. Giocate in casa? O in trasferta? In trasferta? Sì, hanno praticamente due scontri diretti. Se possiamo vedere la classifica, così facciamo vedere anche il Rosario. Hanno due scontri diretti praticamente con il piccolo stadio Red Lions a 3 punti di distanza e con il Pro Salerno Calcio, se non mi sbaglio, in casa. Sì, in casa. In casa, e sarebbe praticamente con una partita in meno la seconda classificata del girone. Sono comunque due partite molto 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 difficili. In effetti, se con una vittoria del Real Battipaglia si raggiunge il piccolo stadio, è abbordabile come partita. L'andata come è finita? Sono tutte tutte importanti, questa, diciamo che è l'inizio di una serie di partite importanti. Poi avremo la Pro Salerno l'altra domenica, avremo la Cerno, avremo tutti gli scontri, esatto, che ci diranno di che morte dobbiamo morire. L'andata com'è finita? 3-2 per loro, se non mi sbaglio. Con il piccolo 3-1 3-1 in casa. Da quel giorno vi siete rafforzati, il gruppo è migliorato, è cambiato qualcosa? Ragazzi, si sono amalgamati meglio, hanno avuto un po' di tempo per conoscersi meglio, la squadra è stata ricostruita quest'anno con tutti i ragazzi giovani, quindi ci voleva un po' di tempo per arrivare a ottenere un po' di risultati, qualche risultato. Io non so se faccio le stesse domande che ha fatto Raffaele prima. Ci ha penalizzato, quindi. Dicevo così, non so se faccio le stesse domande che ha fatto Raffaele prima, ma quest'anno Real Battipaglia è partito con quale obiettivo? Playoff, obiettivo playoff, obiettivo salvezza o promozione? In questo caso, direi, a questo punto abbiamo l'obiettivo di divertirci, ma non abbiamo, siamo una società tipica, quindi non diamo un, diciamo, il risultato sportivo viene come ultima, come penso che sia giusto in queste categorie. E quindi non è che andiamo la domenica, andiamo a perdere tempo, ci mancherebbe. No, vabbè. Abbiamo sempre detto che avremmo fatto un campionato da protagonisti e ci stiamo provando. Quindi, protagonisti per noi significa essere in gioco fino all'ultima giornata, dalla prima alla quinta posizione. Poi quello che è la classifica finale ci dirà come è andato l'anno. Bene, bene. Però l'obiettivo è quello di divertirsi tutti insieme. Uno si diverte, però vuole vincere, perché anche quando si gioca alla moneta sotto il muro, non vuole vincere, non vogliamo vincere. Diceva una volta un mio vecchio amico di Vio Leone, dice: io voglio morire quando uno perde e ne aveva piacere. Non esiste. Quando si perde, sono ovviamente contento di aver perso. Ovviamente. Allora, no, io voglio vincere pure contro i miei figli, figurati. Sono molto sportivo sotto questo punto di vista. E se non ci riesco, imbroglio pure. Imbroglio, sì. Allora, io direi di passare ai risultati e alla classifica del girone C di terza categoria Salerno e di chiamare, ma si è bloccata praticamente la telecamera nella quale il presidente Francesco Morra ci vede, giusto? È bloccata. Sì, sono il telefonino per vedervi, perciò c'ho... No, dico la nostra telecamera, tu ci vedi bloccata a noi in questo momento. Sì. Esatto, anche perché in questo momento il telefono devo usarlo per chiamare mister Raffaele Cirillo. Ok. Che ci dovrebbe dare delle informazioni riguardo la partita. Allora, io gli avevo detto verso le 5:30, 6, sono le 6:25. Io spero sia ancora disponibile, non sia praticamente impegnato in questo momento.
Io ho altri 4-5 minuti perché la videoconferenza è partita a me di lavoro. Va bene, presidente, mi avevi già avvisato che quando sarebbe arrivata la telefonata ci avresti dovuto No, lasciare. no, cioè, mi hanno chiamato qualche minuto fa, però sto temporeggiando, tanto siamo agli inizi, Ok. quindi. Pronto, mister Raffaele Cirillo, siamo in Rione, sono Raffaele. Ciao, buonasera. Buonasera, siamo in diretta nel programma Stadio Rione. Siamo con Rosario Galdi, giornalista di Battipaglia 1929, il presidente Francesco Morra del Real Battipaglia. Buonasera a voi, a tutti. Buonasera, mister, buonasera. Ciao, mister. Ciao, buonasera. Buonasera, stavamo leggendo Ciao, Francesco. Ciao, buonasera. i risultati e la classifica di ieri del girone C della terza categoria Salerno. Cristiano, possiamo leggere un attimo i commenti? Solo che ho il faccione del presidente davanti, non riesco a leggere. Ecco, esatto, grazie. Allora, Buonabitacolo Calcio Stella 1-2. Eragon Controne Sport 2-5, Calcio Campagna 5-2, Altavilla Silentina Sporting Poseidon 0-4, riposa l'Atletico Montesano. Passiamo alla classifica che vede il Calcio Stella in cima alla classifica con 26 punti, segue a ruota il Calcio Campagna a 23 e il Buonabitacolo Soccer a 21. Sporting Poseidon, Controne Sport a 13, Oliveto Citra a 12, poi Montesano a 7, Altavilla Silentina a 5, chiude l'Eragon a 0 punti. Mister, buonasera. Allora, come prima domanda, gli volevo chiedere: ieri è stata una partita complicata, da quello che so, il gol non arrivava, poi addirittura siete andati sotto. Come mai? C'è stato un po' un approccio sbagliato o è stato. Pronto, mister? Allora, sì, ci Sì. sono. Allora, concedimi un attimino, un minutino, perché volevo fare i complimenti alla squadra del Buonabitacolo, nella persona del presidente, per quanto riguarda la correttezza, la sportività e l'accoglienza che ho avuto a Buonabitacolo. E su questi cambi, vista la posta che era in palio, non è scontata, assolutamente non è scontata. Poi per quanto riguarda la tua domanda che mi dice sì, effettivamente sì, è stata una partita un pochettino che ci ha penalizzato per quanto riguarda il campo. Campo molto brutto, veramente, veramente molto brutto, dove siamo stati penalizzati per la costruzione del nostro gioco. Il A metà del... campo Sì, mi perché sentite? era battuta. Ciuffettini d'erba, Ah, che peggio, ho diciamo così. capito. Ciuffettini d'erba, diciamo così. E niente, ti stavo dicendo, poi al 20º, forse del primo tempo, su un calcio d'angolo abbiamo subito questo. Dopo che abbiamo subito questo gol, la squadra un pochettino ne ha risentito, ci siamo abbassati e abbiamo rischiato, abbiamo rischiato. Poi invece il secondo tempo è stata tutta un'altra partita. Poi infatti avete ribaltato la partita in 2 minuti. Cosa è successo? Sì, effettivamente sì, ma non sono stati solo 2 minuti, è stato l'approccio del secondo tempo. Del secondo tempo siamo entrati diversamente in campo, abbiamo iniziato a giocare un pochettino, abbiamo trovato poi il pareggio su un'azione di contropiede di Toni della Ciprete e poi subito dopo 1 minuto e mezzo, una bellissima azione di Alfano che poi ha permesso di fare il 2-1 sempre a Toni della Ciprete, la nostra punta e il nostro attaccante. Un'altra doppietta, sì, infatti. È la nostra punta, è quello che finalizza tutte le costruzioni della squadra. Ovviamente tutti i gol che sta facendo Toni dell'Arciprete è comunque frutto di un lavoro di squadra, però non si può fare a meno di pensare che dopo questa doppietta Toni comunque arriva al gol 15, quota 15 gol se non erro, ed è Sì, capocannoniere quindi. in questo momento con Russo proprio del Buonabitacolo, il giocatore che ha segnato È un ieri. altro bravo calciatore, Russo, eh?
Sì, è 15 gol entrambi, stanno entrambi a quota 15 gol se non sbaglio. No? 11 gol gira, sì, 11 gol gira, scusate, esatto. Quanto è determinante, Tony? Quando è stato determinante fino ad ora e quando è determinante in generale per il calcio Stella? Tony è importante, importantissimo. È la punta come in tutte le altre squadre, è quella che finalizza le azioni, è importante, ma non voglio assolutamente denigrare gli altri della squadra, perché la difesa, i centrocampisti, gli esterni lavorano tutti per poi mettere in condizione a Tony di fare gol. Come è giusto che sia in ogni squadra, ovviamente c'è un finalizzatore che mette a frutto comunque il lavoro di tutta la squadra. È sempre l'attaccante che segna, che sta sotto le luci della ribalta, però comunque è sempre merito di tutta la squadra quando un attaccante fa bene, quando fa una buona stagione. Il Campagna ha vinto 5-2, mister, comunque non vi molla da quello che ho capito, anche il presidente ha detto che non mollerà un attimo fino all'ultima di campionato. Questa pressione è un bene o un male per la squadra? Ma è giusto che sia così, che non mollano come non dobbiamo mollare noi. No, la pressione no, noi viviamo partita per partita. La questione no, per adesso ci godiamo questa testa della classifica e pensiamo già alla prossima. Ovviamente la prossima con l'Eragon è una formalità? E visto la classifica e visto l'andamento dell'Eragon, diciamo di sì. Vogliamo dire di sì, però è sempre una partita da giocare, sempre una squadra B di una squadra che milita in promozione, è sempre una partita da giocare. Ovviamente. Mister, io ti ringrazio e spero di averti presto ospite qui in studio. Sicuramente. Ok, ci organizzeremo allora per le settimane a venire. Grazie di tutto, grazie per Rosario, qualche domanda per mister Cirillo? No, saluto, in bocca al lupo e auguri per il proseguo del campionato. Crepi. Grazie della testimonianza, buonasera. Mister. Buonasera a voi. Buonasera. Ciao mister, ciao, buonasera. Ciao Francesco, ciao, buonasera, ciao Rosario. Buonasera. Ringraziamo mister Cirillo, del tecnico del calcio Stella, che è stato così gentile da fornirci altre informazioni aggiuntive sulla partita che si è disputata ieri a Buonabitacolo. E è stato anche gentile comunque a far notare che non in tutti i campi di seconda e terza categoria comunque si vive quell'atmosfera di cui parlavamo prima, di una eccessiva competitività, magari di un'eccessiva passione. Anzi, ci ha tenuto a far presente che c'è stato un atteggiamento molto molto sportivo e molto molto ospitale da parte della società, dei giocatori e dei tifosi del Buonabitacolo. Infatti è stato un attestato di stima e questo è poi quello che vorremmo sentire tutte le volte che si gioca fuori casa, o quello che vorrebbero sentire poi le squadre che vengono in casa, perché noi dobbiamo trattare bene e dobbiamo essere trattati bene. L'ospitalità penso che sia alla base, se vogliamo far crescere lo sport, se vogliamo avvicinare i giovani, le famiglie al calcio, perché questo è un problema che ce l'ha soprattutto il calcio. Perché se vai a vedere la pallavolo non ce l'ha il problema, ma secondo me del tifo, oppure è raro. Col basket penso che il problema grande purtroppo ce l'ha il calcio che da sempre comunque. Ma ora devo scappare. Va bene presidente, grazie di tutto, grazie di essere stato presente in trasmissione. Ci rivediamo al campo, magari sperando.
sperando che tu risolva al più presto questo tuo problema, questo tuo contagio da, con il Covid, per uscire da questa quarantena. Speriamo se ne vada via prima, quanto prima. In bocca al lupo, presidente. In bocca al lupo. In bocca al lupo, grazie della presenza, ci vediamo al campo. Crepi, crepi. Grazie. Cristiano, puoi rimettere la schermata normale, ecco. Siamo giunti quasi al termine. Diciamo, stavamo parlando un po' di riportare la gente allo stadio, di fare manifestazioni, però... Questa squadra c'è già riuscita. C'è già riuscita, perché prima sì. Non c'era, e quindi non c'era nessuno che andava al campo. Oggi abbiamo già una fetta di... Poi deve crescere. Guardiamo sempre il lato positivo. Da 0 a 100, 200. Poi l'anno prossimo saranno 500. Poi 600, e poi ritorneremo. Si spera ai livelli di persone. Si spera, noi piano piano, come si dice, scalino dopo scalino, passo dopo passo iniziamo a, come si dice, iniziamo praticamente a riempire questa macina, anche rendendo importanti tutti i chicchi che possono aggiungersi, ovviamente. E ovviamente speriamo di ritornare, che tutti ritornano allo stadio come una volta, anche se piano piano io sto vedendo comunque una tendenza ad aumentare, ci sono sempre più persone, magari anche di qualche decina. Non dimentichiamo anche il momento storico della pandemia. Giustamente, alcuni hanno comunque paura, prendono le dovute precauzioni, molto spesso comunque preferiscono evitare i luoghi troppo affollati. Ho visto che le gare squadra anche fuori casa, poche unità, però senti sempre qualcuno tenere la e il poco arde vivo. Deve solo attecchire, deve solo alimentato. Esatto. Oggi io rinnovo di nuovo i ringraziamenti al gruppo, senza citare nessuno, a tutti. Io allargherei i ringraziamenti anche alla società e allo staff. Assolutissimamente, società, lo staff. Siamo Peppe. Peppe Tattà, che ieri ho incontrato al campo e invitato in studio presto, spero mi faccia sapere al più presto quando vorrà venire a parlare di calcio e di Battipagliese nello specifico, ovviamente, perché lui ha accompagnato un po' la Battipagliese. Avrà un bel po' da raccontare, se riesce a farlo parlare tipo, potrà raccontare dei... episodi simpatici. Esatto, perché poi è bello ripercorrere la storia ufficiale, sì. Diciamo quella che tutti sappiamo, che possiamo leggere magari anche sul libro di Paolo e Bianconeri di Battipaglia, però dietro le quinte è molto interessante capire dietro le quinte. Esatto, dietro le quinte, i retroscena nello spogliatoio, i rapporti tra le dirigenze, i giocatori. Esatto, questi all'epoca tra giocatori e tifosi. Anche sono tutti aneddoti, secondo me, curiosi, aneddoti, come dico io, succosi, secondo me. Beh, comunque... quella storia che questa sicuramente Peppe mi sento più anziano, profondo in questo divano, immagine, storia. Quella dietro alle quinte, quella che non, quella non è non ufficiale, sì, diciamo, quella che non emerge alla cronaca. Viene scritta sono depositario della cultura di dai media. Web. Da lì che è lo spogliatoio, distanza di anni, qualche fratello. Peppi, ce lo puoi raccontare? Ce lo puoi raccontare? Qualche allora, io ragazzi saluto tutti, ringrazio Rosario di Battipaglia, Rosario Galdi di Battipaglia 1929 e il presidente Francesco Morra, che è stato con noi fino a poco tempo fa, e ringrazio anche il mister Raffaele Cirillo del Calcio Stella, tecnico del Calcio Stella. La puntata di Stadio Rione di questa settimana finisce qui e vi diamo appuntamento a settimana prossima, sempre stessa ora e stesso giorno.
Ovviamente, oltre all'appuntamento con Stadio Rione di settimana prossima, vi ricordo che domani saremo con Antonio Giardullo, con il piccolo maestro burattinaio Battipagliese, per la nostra solita puntata di Il Rione di Pulcinella. Poi mercoledì doppio appuntamento straordinario per il povero Raffaele, ma così che ci piace, ci sarà il nostro solito format in collaborazione con la Spes 1964, Il Rione Inside Spes, ospite Mister Amedeo La Rocca, da 25 anni alla Spes, c'è cresciuto praticamente all'interno, c'è cresciuto dentro, è stato anni fa nel 2017 a fare ospite, è stato ospite delle giovanili dell'Atalanta per guardare un po', per come si dice, per fare un piccolo master tra virgolette nelle giovanili, nella candela nerazzurra. E bene così. Allora, poi venerdì saremo di nuovo con Bruno Scelzo per il Rione Gaming e quant'altro nei secoli dei secoli che verranno. Non mi voglio dilungare oltremodo nell'auto celebrarci, e vi do appuntamento a domani, dopodomani e settimana prossima. Grazie ancora a Rosario. Grazie a voi, grazie per l'invito e buon lavoro. Grazie e complimenti. Grazie ancora. Girando per panorama bellissimo, superlativissimo, verissimo, scemissimo, rin dall'abisso al massimo, ti massacrano in un pare medusa, luminosissime, e fidati, illumine serissimo, collaboro col marron brigiatissimo e giganteggio. Rindato quattro strunzi inneggiano all'onda, ma non sanno cavalca cos'è, fa van racca, la vacca, faccia di cacca, rumina una valle, ride una crepa bella, con vacca. Questa non è una preta catamacca, ma allo stesso tempo c'è il cervello tuo diventa placco. Come belle e tu pare, rinda un attimo tutto t'appara. Rinda una guardata finta e chiede grinta, ma la lealtà non sa che fare. A quanto pare te va male. Dire come belle e tu pare, rinda un attimo tutto t'appara. Rinda una guardata finta e chiede grinta, ma la lealtà non sa trattare. A quanto pare te va male. E una placca, gente che te viene vicina e tra una pacca. Capisce doppia H, non ci crede, ci stupisce, rinde e vena doppia H, è sfida. A magari avessi avuto a Cocoruno vicina mattina, ma ne si è accorta prima. Loco non è una messa, è stata corta, è un'opinione un poco contorta, che te lascia sbalordito come quando studia candeline e corrito in coppetto.